Saluto cordiale a tutti voi e un compiacimento vivissimo per questo primo convegno delle Caritas parrocchiali. È desiderio, la volontà di costituire in ogni parrocchia una Caritas parrocchiale buona. Questa era la finalità, pensate, del documento della CEI, degli orientamenti pastorali degli anni 90, evangelizzazione e testimonianza della carità, che si prefiggeva in quel decennio che in ogni parrocchia d'Italia, delle nostre chiese, ci fosse una Caritas parrocchiale buona. Non dico efficiente perché il criterio dell'efficienza non è nostro, non appartiene al Vangelo, però una Caritas che sia segno operativo della carità della Chiesa. Per cui ben venga questo convegno che riprende in mano questo obiettivo degli anni 90 della Chiesa italiana, lo rilancia e cerca di mettere un po' le premesse per un cammino in tal senso. Perciò tutto l'incoraggiamento, sono voluto venire, ho accettato volentieri l'invito che Don Alberico mi ha rivolto tempo fa come diciamo vescovo delegato per la carità nella conferenza episcopale campana, proprio per dare incoraggiamento a questo cammino. Ma voglio aggiungere anche che la mia presenza vuole essere anche un ulteriore segno di affetto alla nostra Chiesa, che sento vicina per le tante volte che sono venuto per la formazione, soprattutto nell'ambito della catechesi. Saluto qui Don Tonino, ma vorrei fare un passo indietro e proprio sul tema della carità. I miei ricordi dopo 30 anni vanno a quando con il carissimo Don Elvio Damoni venivo qui nelle vostre zone nel dopo terremoto e si cercava come chiesa della regione, chiesa regionale, di essere vicini. Ricordo i centri della comunità e le numerose volte che si veniva qui, e perciò saluto dopo tanto tempo con affetto il carissimo Don Donato, e in particolare ricordo quegli anni con una certa nostalgia. Penso soprattutto al carissimo Monsignor Nunzi, che ho stimato tanto, a cui ho voluto bene, che ho rivisto tra l'altro proprio in estate, perché mi sono trovato alle parti di Boiano e l'ho ritrovato, è un po' invecchiato, è un po' il bastone, ma l'ho salutato con molto affetto. Allora quindi, senz'altro, un incoraggiamento, prima delle mie parole, la relazione introduttiva, sia a Don Alberico sia a carissimo Pasquale, che viene sempre insieme con lui nella delegazione regionale della Caritas. E allora andiamo subito in argomento. Ecco, sullo sfondo della mia relazione c'è questo obiettivo, come dicevo, che i vescovi italiani si davano già negli anni 90, quello di costituire in ogni parrocchia una buona Caritas. Il convegno di oggi è delle Caritas parrocchiali. C'è la Caritas diocesana, ma la Caritas diocesana è a sostegno, promozione, accompagnamento perché in ogni parrocchia ci sia la Caritas parrocchiale. Io vorrei partire da un brano della scrittura degli Atti degli Apostoli, conoscete bene, i due sommari, cosiddetti sommari, che si trovano negli Atti degli Apostoli. Ricordate quello al capitolo 2, versetti 42 e 48, e poi al capitolo 4, li richiamo così a braccio, ricordate, tutti quelli che erano venuti alla fede, dice il libro degli Atti, che si erano convertiti, erano stati battezzati, erano assidui nell'insegnamento degli apostoli e didachetton apostolon, nella istruzione, nella catechesi degli apostoli, erano assidui poi, seconda dimensione, nella classis tu pacto, nella frazione del pane, nello spezzare il pane, ed erano assidui nella comunione fraterna,
nessuno tra loro era bisognoso, eccetera, eccetera, eccetera. Voi sapete che in questi sommari, due o tre sommari degli Atti degli Apostoli, l'autore del Libro degli Atti racchiude, sintetizza quella che era la vita delle prime comunità cristiane. Le descrive certo in modo idilliaco, sappiamo bene che però già in quelle prime comunità cristiane non tutto andava per il verso giusto, c'erano tensioni, tant'è vero che mentre da una parte l'autore degli Atti dice che tutto era tra loro in comune, nessuno era bisognoso e c'è un cuor solo e un'anima sola, la pagina dopo abbiamo la scena di Anania e Saffira, e cioè per un peccato di ipocrisia e di egoismo qualcuno nella comunità poi non segue questo comandamento dell'amore. Ma a noi interessa questo quadretto, il sommario, che fa vedere come la vita delle prime comunità era tutto intorno a queste tre dimensioni che voi sapete sono le tre dimensioni fondamentali di ogni comunità cristiana, sia la diocesi, sia la parrocchia, sia la famiglia, un gruppo, associazioni. E quali sono queste tre dimensioni? Sono anzitutto la dimensione della parola, erano assidui nell'insegnamento degli apostoli, cioè anzitutto la parola di Dio, poi erano assidui nella frazione del pane, nello spezzare il pane. Nel triennio precedente, se non sbaglio, la vostra Chiesa ha seguito le indicazioni dell'Arcivescovo proprio sull'Eucaristia della Domenica, il giorno del Signore, e dunque la frazione del pane, lo spezzare il pane. E infine erano assidui nella comunione fraterna, nessuno tra loro era bisognoso, eccetera, eccetera. Cari amici, voi sapete che parola, sacramenti e testimonianza o servizio della carità sono appunto le tre dimensioni fondamentali della vita cristiana. Io non indugio qui perché non è il tema del mio intervento, però dobbiamo partire di qua, dobbiamo partire da questo volto di Chiesa, da questa immagine di Chiesa che il grande Concilio Vaticano II ci ha rilanciato, perché questa è l'immagine della Chiesa degli inizi, la Chiesa apostolica. Il Concilio si è rituffato alle sorgenti, alle fonti, ci ha riconsegnato questo modello di Chiesa comunione, comunione nella parola, nei sacramenti, nella carità, che non è niente di nuovo sotto il sole, ma non è altro che il modello di Chiesa che ci è consegnata dalla Scrittura. Come per le altre due dimensioni, cioè la liturgia, i sacramenti e la catechesi, l'evangelizzazione, l'annuncio della parola, così anche la carità ha bisogno di un organismo. Come per annunciare il Vangelo e per la catechesi ci sono i catechisti, c'è un programma, c'è un cammino, così che la parrocchia viva l'obbedienza alla parola di Dio. Come per i sacramenti, la liturgia, c'è un organismo perché la parrocchia celebri i sacramenti della fede, così per la carità c'è bisogno di un organismo che aiuti, che educhi la parrocchia a vivere il comandamento dell'amore. Per cui la caritas parrocchiale, diciamolo subito, ecco qui io correggerò diversi equivoci che a volte permangono ancora nelle nostre comunità, nella mentalità di tanti parroci e di operatori pastorali. Primo equivoco, diciamolo subito, se le cose stanno così, se ogni comunità, ogni chiesa, ogni forma di chiesa, che stamattina l'obiettivo è sulle parrocchie, come quella forma di chiesa di popolo che è tipica della Chiesa italiana, se le cose stanno così, allora la caritas parrocchiale non è un gruppo caritativo tra gli altri gruppi o movimenti caritativi.
diciamo subito, chiaro e tutto, la Caritas parrocchiale è la parrocchia stessa, la chiesa parrocchiale stessa che educa alla carità. Poi ci sono altri gruppi caritativi, ci sarà la San Vincenzo, ci sarà la Comunità di Sant'Egidio, ci saranno altri gruppi che la Caritas coordina, ma la Caritas non è un gruppo caritativo, è la parrocchia stessa. Tanto è vero che il direttore, ma se vogliamo vedere anche questo aspetto istituzionale, tanto è vero che il direttore della Caritas diocesana è il vescovo, Don Amerigo, è direttore in senso, direi, usiamo questa parola difficile, analogico, ecco perché direttore, ma è il vescovo, come in parrocchia, il direttore della Caritas parrocchia è il parroco, che poi deve di qualcuno, sarà un diacono permanente, sarà un laico, una religiosa, ma è la Caritas, la parrocchia stessa. Come la Caritas diocesana è la diocesi stessa, è la Chiesa che educa alla carità. Quindi ricompriamo subito il campo da questo primo equivoco, ne dirò due o tre, questi equivoci che stanno in mezzo a noi, nostra mentalità. La Caritas parrocchiale allora che cos'è? Se non è questo, usiamo il positivo, diamo una descrizione in termini positivi. La Caritas parrocchiale è l'organo pastorale che aiuta la parrocchia a vivere, a realizzare il comandamento dell'amore. Ecco, è l'organismo pastorale, potrebbe essere una commissione del consiglio pastorale parrocchiale, anzi è auspicabile che si parta così, si parta come una parte del consiglio pastorale parrocchiale che è incaricato di questo, che ha lo scopo, la finalità, il primo scopo, la prima finalità della Caritas parrocchiale, lo diciamolo subito, non è che siamo in argomento, ci compriamo in capo anche da un secondo equivoco, ahimè, purtroppo difficile da sconfiggere, ed è quello di una deriva assistenzialistica della Caritas, quella di pacchi viveri. Dobbiamo darli, vorrei subito essere chiaro e giocare a carte scoperte, soprattutto in una crisi del genere, di cui Don Alberico prima ha dato dei numeri allarmanti anche nel vostro territorio, non possiamo non dare anche i viveri, perché chi non può arrivare a fine mese deve pure avere qualcosa da mettere sotto i denti, evidentemente. Noi possiamo fare ideologi, filosofi, a dire noi non dobbiamo assistere le persone in difficoltà, ma che devono mangiare, il mangiare è una funzione vitale, almeno fino ad oggi, quando poi inventeranno le pillole che sostituiscono il pane, la carne, eccetera, eccetera, da che si arriverà a questo momento futuro in cui non avremo più bisogno di comprare carne, latte, pane, pasta, e allora a mezzogiorno sul piatto ci sarà una bella pilloletta che conterrà le proteine, i carboidrati, eccetera, eccetera, e risolveremo evidentemente parecchie cose. Ma fuori scherzo, e abbiamo bisogno comunque ancora di dare viveri, e questo è chiaro. Però attenzione a una deriva puramente assistenzialistica della Caritas, la prima funzione, la prima finalità della Caritas, una, due o tre di finalità, la Caritas, soprattutto la Caritas parrocchiale, la prima in assoluto qual è? È l'animazione della parrocchia a vivere il comandamento e l'amore. La Caritas parrocchiale anima, anima, ha una funzione di animazione della parrocchia, educa, lo dirò tra poco, la funzione prevalentemente pedagogica della Caritas parrocchiale, e non è un'invenzione nostra, mi permetterò tra poco di leggere alcuni brani di quel memorabile discorso di Paolo VI, che ha qui accennato anche da Alberico, quel discorso di Paolo VI alle Caritas, appena nata, la Caritas appena nata, lontano 1972, in cui Paolo VI dava alla Caritas soprattutto questa funzione eminentemente pedagogica.